Bentornati sul canale di Evriai.it per un altro unboxing, anche questo dedicato ad uno dei due Pro Controller disponibili per la PlayStation 4, quindi per la console Sony. Abbiamo già visto insieme il Raiju di Razer, questa volta ci dedichiamo al Revolution di Nacon, un'altra delle due proposte arrivate di recente sul mercato. Ricordiamo infatti che Sony, in risposta al Pad Elite di Xbox, ha chiesto a due aziende che producono hardware e periferiche di presentare le loro proposte. Senza ulteriore indugio apriamo la confezione, che si presenta in maniera sicuramente molto elegante. C'è una copertura di cartone rimossa, alla quale abbiamo accesso direttamente al pad. Il pad si presenta subito con una novità importante per i giocatori di PlayStation 4, ovvero la disposizione asimmetrica delle leve. Anche l'altro pad, Raiju di Razer, aveva invece i due stick analogici disposti simmetricamente, proprio come nel DualShock. Questa è un'alternativa che sicuramente farà piacere. Il design si avvicina, anche dal punto di vista dell'ergonomia e non solo della posizione degli stick, a quello del pad di Xbox One, e per molti questo è già un punto a favore. Il pad si presenta molto solido, i materiali sono di alta qualità e sono stati forniti all'azienda da Sony stessa. Fra le altre novità, notiamo qua sul retro del controller che c'è un paio di pulsanti aggiuntivi. Questi pulsanti aggiuntivi sono disposti in maniera ottimale, perché la punta delle dita, che siano gli anulari o i medi, si posiziona esattamente nell'incavo e possono essere premuti in due direzioni, o verso l'interno oppure verso due corni che rappresentano l'impugnatura del controller. Quindi in realtà sono due unità, però hanno quattro tasti aggiuntivi che possono essere programmati, vedremo dopo come. Il pad qua ha un connettore e del resto, insomma, è un pad che deve essere utilizzato con un cavo che trova posto all'interno della confezione. Rimuoviamo l'altro coperchio di cartone e andiamo a vedere che cosa ci aspetta. C'è proprio un piccolo coperchietto con cui può essere tappata questo connettore. Poi c'è ovviamente una custodia per portare in giro il nostro pad, una serie di adesivi che a noi non ci interessano, e questo inserto di carta che ci permette di trovare anzitutto il cavo. È un cavo semirigido, sicuramente di ottima qualità, lungo 3 metri, con questo connettore praticamente a vite, e questo evita anche disconnessioni improvvise, magari perché qualcuno si arrabbia e tira troppo il pad. Quindi un cavo anche questo di buona qualità. E poi c'è un'altra cosa molto molto interessante, che è una serie di pesetti e una chiave che permette di aprire due alloggiamenti che sono qua sui corni del pad, dove possono essere appunto disposti questi pesi da 10, 14, 17 grammi, in modo da variare appunto il peso del pad. Il pad è leggero, io personalmente l'ho usato senza queste aggiunte, ma sicuramente è interessante averle. Il touchpad è molto sensibile, la croce direzionale è a 8 direzioni e quindi può essere utilizzato anche per il picchiaduro, anche se ovviamente non è il sistema di input da preferire. Il vero punto di forza di questo Revolution è però la presenza di un software che vi permette veramente di regolare tutto. Potete regolare la sensibilità delle leve analogiche, ovviamente dovete connettere il pad al PC, e addirittura identificare le zone morte, regolare le zone morte, ma anche la sensibilità dei grilletti, che, devo dire la verità, hanno un'ottima profilatura, ma non hanno una corsa eccezionale, quindi per i racing game, insomma, questo pad non è proprio la scelta principale. Ovviamente poi potete riassegnare qualsiasi tasto, quindi potete ricustomizzare interamente il layout di comandi e addirittura assegnare anche delle macro, cosa che con altri pad Pro non si può fare. Potete salvare in totale 4 profili, che possono essere cambiati grazie a questi due tasti. Qui c'è un selettore che permette di spostarsi dalla modalità
di base, quindi dove tutti i tasti hanno la loro funzione predefinita, alla modalità personalizzata, e poi grazie a questo pulsante qua potrete ciclare, insomma alternare fra quattro profili. Qui ci sono sotto i tasti share e options, ci sono dei quattro piccoli LED che vi indicano appunto quale profilo state utilizzando. È difficile spiegarlo un po' a parole, però questo software fa veramente la fortuna del pad, perché vi permette di personalizzare il vostro sistema di controllo, e non solo, anche se avete paura, insomma non vi considerate degli utenti troppo smanettoni e quindi non volete giocare con la sensibilità delle leve analogiche per paura di, insomma, combinare qualche guaio, potete anche scaricare i profili condivisi dalla community e addirittura quelli ufficiali di Nacon, che continuerà ad aggiornarli proponendovi dei profili adeguati a vari titoli o insomma a varie categorie di videogiochi. Un altro punto di forza incredibile del pad è il prezzo, perché il prezzo ufficiale è 109 euro, e quindi è molto inferiore rispetto alla concorrenza qui rappresentata appunto dal Raiju di Razer, che abbiamo già visto in altra sede. Un prezzo addirittura, insomma, non arriva a doppiare quello del DualShock classico, quindi è molto conveniente anche per chi volesse prendersi semplicemente un pad diverso, magari con la disposizione appunto asimmetrica delle leve analogiche. Quindi un pad che noi promuoviamo su tutta la linea, sicuramente non è personalizzabile in maniera fisica come è ad esempio l'Elite Pad di Xbox One, però la possibilità di agire a livello software e di riconfigurarlo completamente è sicuramente preziosa per tutti i giocatori più esigenti. Noi speriamo che questo video vi sia risultato utile, vi invitiamo a iscrivervi al canale e ovviamente a restare con noi per tutte le informazioni sulle periferiche e più in generale sul mondo videoludico. Alla prossima!